Continuano gli appuntamenti di un teatro come casa in streaming e questa oggi l'appuntamento è un appuntamento che incontra la tradizione di un altro appuntamento che la compagnia Il Melarancio e Officina, residenza teatrale per le nuove generazioni, fa a Cuneo ormai da 15 anni, che è il Gioco della Stella. È un appuntamento che aveva proprio nel qui e ora, insieme, pubblico, spettatori, attori, artisti, tecnici, tutti quanti, i lavoratori del teatro, il suo momento più ricco. Era uno scambio di doni, uno scambio di pensieri, di sensazioni, la voglia di stare insieme. La 15ª edizione avremmo voluto che fosse straordinaria, e straordinaria in quest'anno straordinario è un appuntamento in streaming che facciamo all'interno del teatro. E allora adesso siamo pronti per iniziare. Buon Gioco della Stella 2020 a tutti quanti. Si entra in teatro.
E i Prisma Banda hanno inaugurato la 15ª edizione del Gioco della Stella. Benvenuti all'interno del Teatro Toselli, in questo grande progetto che è un teatro come casa. E cosa succederà oggi? Abbiamo appunto visto l'apertura dei Prisma Banda, adesso un racconto tratto da un canto di Natale di Dickens, realizzato dalla Compagnia Il Melarancio e da alcuni amici, compagni di viaggio della Compagnia Il Melarancio, Francesco De Maria, Elena Griseri, Luca Occelli e insieme Marina Berro e Isacco Basilotta. Canto di Natale di Dickens. Marley, tanto per cominciare, era morto. Ah, su questo non c'erano dubbi. Il certificato di morte era stato firmato dal prete, dal sacrestano, dal becchino e da un testimone. L'aveva firmato anche Scrooge, 7 anni prima. Il signor Scrooge e Marley erano stati soci per un sacco di anni. Scrooge non cancellò mai dall'insegna il nome del vecchio Marley. Anni dopo era ancora lì, sulla porta del magazzino, Scrooge e Marley. Erano stati insieme per tanti anni per fare affari e accumulare soldi, uno più avido dell'altro. Scrooge riuscì persino a concludere un contratto nel giorno stesso del funerale. Scrooge, a distanza di 7 anni, non era migliorato affatto. Il gelo che aveva nell'animo gli induriva i lineamenti. Gli rendeva ancora più aguzzo il naso già appuntito. Gli raggrinziva le guance, gli irrigidiva il passo e gli rendeva gli occhi rossi e le labbra blu. Gli incrinava di ghiaccio la voce già aspra. Una brina gelata aleggiava sulla sua testa, gli imbiancava le sopracciglia e il mento ispido. Un giorno, quello più bello fra tutti i giorni dell'anno, la vigilia di Natale, il vecchio Scrooge lavorava nel suo ufficio. Fuori faceva un freddo tagliente e per di più c'era la nebbia. La porta dell'ufficio di Scrooge era aperta per poter controllare meglio il suo unico impiegato che in uno sgabuzzino stava ricopiando delle lettere. Il freddo era intenso e la fiamma nel camino era ridotta al minimo per risparmiare legna e carbone. Felice Natale, zio! Io ti protegga! Il nipote di Scrooge piombò in ufficio preceduto dall'allegro suono della sua voce. Bah, fesseria! Natale è una fesseria! Zio, non volevi certo dire questo, vero? Ma certo che sì! Felice Natale, che diritto hai di essere felice? Per quale ragione dovresti essere felice? Non sei povero abbastanza. Andiamo, zio, che diritto hai tu di essere scontento? Per quale ragione sei così di cattivo umore? Eh? Non sei ricco abbastanza? Eh? Su, non essere così arrabbiato, zio! E che altro dovrei dire? Dal momento che vivo in un mondo di idioti, tutti a dire buon Natale, felice Natale, basta, ma che cos'è il Natale se non un giorno in cui pagare dei conti senza avere un soldo in tasca? Un giorno in cui ti trovi più vecchio di un anno senza essere più ricco di un'ora? Non essere in collera, zio! Zio, dai, vieni a pranzo da noi, prima dovrai vedermi morto. Buonasera. Finalmente arrivò il momento di chiudere l'ufficio. Scrooge scese dal suo sgabello di pessimo umore e mandò un tacito segnale al suo impiegato che spense rapidamente la candela e si mise in testa il berretto. Immagino che domani lei vorrà tutto il giorno libero. Beh, se non la disturba troppo, signore. Ma certo che mi disturba, e non è giusto. Scommetto che se le trattenessi una mezza corona dallo stipendio, lei si sentirebbe trattato ingiustamente. Dico bene? Beh... Eppure non pensa che sia ingiusto farsi pagare senza lavorare? Ma non voglio sprecare altre parole. Ci vediamo dopodomani. Venga più presto, in modo da recuperare il lavoro mancato.
L'impiegato promise. Scrooge uscì con un grugnito. Mangiò la sua malinconica cena nella solita malinconica taverna. Poi, dopo aver letto i giornali e passato il resto della serata a controllare il suo conto in banca, si avviò verso casa. La nebbia era fitta. La strada era buia, così come il cortile e tutta la sua casa. Ma Scrooge se ne infischiava. Il buio non costava niente, perciò gli piaceva. Chiuse la porta a doppia mandata. Si tolse la cravatta, indossò la vestaglia, le ciabatte e si sedette davanti ad un misero fuoco per bere la sua tisana. Ad un tratto udì un suono cigolante che veniva da sotto, come se qualcuno trascinasse una pesante catena. Ma è inutile avere paura, sono tutte fesserie. Provò a convincersi Scrooge, eppure la sua faccia cambiò colore quando qualcosa passò attraverso la porta chiusa e senza fermarsi entrò nella stanza sotto i suoi occhi. Era Marley, o meglio, il fantasma di Marley, con il solito codino, il solito panciotto, i pantaloni a mezza gamba, gli stivali con i fiocchi di seta che ondeggiavano così come le falde della giacca e i suoi capelli. Aveva una catena che portava attorcigliata attorno alla vita. Era lunghissima e se la trascinava dietro come una coda. C'era qualche cosa di orribile nell'atmosfera infernale che circondava lo spettro. Infatti, anche se il fantasma era perfettamente immobile, i suoi capelli, i suoi vestiti, i suoi nastri si muovevano come se fossero agitati dal vapore caldo di un forno. Scrooge cadde in ginocchio, coprendosi il viso con le mani. Pietà, visione tremenda! Perché mi insegui? Ma perché i fantasmi camminano sulla terra? E perché vengono proprio da me? Ma ogni essere umano viene richiesto che lo spirito che è in lui cammini fra i suoi simili e vada lontano. Se non lo fa quando è vivo, dovrà farlo da morto. È condannato a vagare nel mondo come faccio io, povero infelice, e assistere a cose alle quali non può partecipare, ma a cui avrebbe potuto prendere parte da vivo, trasformandole in eventi felici. Vorresti sapere il peso e la lunghezza della catena che tu stesso porti? 7 natali fa era pesante e lunga come questa, e da allora tu l'hai allungata ancora di più. È una catena pesantissima. Scrooge si spaventò nel sentire lo spettro parlare in quel modo e cominciò a tremare come una foglia. Ascoltami! Il tempo a mia disposizione è quasi terminato. Verranno a farti visita 3 spiriti. Senza la loro visita non avrai speranza di sfuggire a una sorte come la mia. Aspetta il primo spirito domani, quando le campane batteranno l'una. Non potrei incontrarli tutti in una volta e farla finita subito, Jacob. Il secondo verrà la notte dopo alla stessa ora. Il terzo la notte dopo ancora, quando l'ultimo colpo della mezzanotte smetterà di vibrare. Tu non mi rivedrai mai più, ma cerca di non dimenticare quello che ci siamo detti questa notte. Improvvisamente l'aria si riempì di fantasmi e di catene, gemiti e suoni sinistri circondavano la moltitudine. Poi si dissolsero e la notte tornò ad essere la stessa di quando era rientrato a casa. Sia per le emozioni subite, sia per la fatica della giornata, ma soprattutto per l'occhiata che aveva dato al mondo dell'invisibile, si sentiva mortalmente stanco. Si buttò sul letto, senza nemmeno spogliarsi, e subito si addormentò.
Quando Scrooge si svegliò, era così buio che, guardando dal letto, non riusciva a distinguere fra la finestra trasparente e le pareti scure della camera. Stava cercando di penetrare l'oscurità coi suoi occhi da furetto quando l'orologio della chiesa vicina cominciò a battere i primi rintocchi. Tese l'orecchio per capire che ora fosse. Mezzanotte e un quarto? Mezzanotte e mezza? Mezzanotte e tre quarti? L'una precisa, l'una e nient'altro. Ma aveva parlato prima che la campana scoccasse l'ora, cosa che fece con un unico, sonoro, malinconico rintocco. Don! Nello stesso momento una luce invase la stanza e le tende del letto vennero scostate da una mano misteriosa. Scrooge saltò su a vedere e si trovò faccia a faccia col visitatore ultraterreno che le aveva aperte. Era una strana figura, sembrava un bambino e nello stesso tempo un vecchio che una lente soprannaturale avesse ridotto di statura. I capelli bianchi gli scendevano lunghi sul collo e sulle spalle, ma il viso non aveva nemmeno una ruga e la pelle era rosea e liscia. Le braccia erano lunghe e muscolose e lo stesso le mani. Le gambe e i piedi sbucavano da una tunica di un bianco immacolato. Attorno alla vita aveva una cintura lucente che mandava meravigliosi bagliori. Sei tu lo spirito di cui mi è stata annunciata la visita? Sono io. Sono lo spirito dei natali passati, del tuo passato. Mentre parlava, prese Scrooge per un braccio. Alzati e seguimi. Scrooge avrebbe voluto far notare che l'ora e il clima non erano adatti per una passeggiata, che il letto era caldo, il termometro di molto sotto lo zero, che lui indossava solo la vestaglia, le ciabatte, il berretto da notte, che in quel periodo aveva il raffreddore, insomma che... Lo spirito non ammise repliche. Gli avvicinò una mano al petto improvvisamente e dopo aver attraversato il muro si trovarono in aperta campagna. Mille odori richiamavano a Scrooge migliaia di pensieri, speranze, gioie, inquietudini dimenticate da tempo. Lungo la via Scrooge riconosceva ogni cancello, ogni albero, ogni siepe, ogni palo. In lontananza apparvero alcuni cavallini arruffati con in groppa dei bambini. Scrooge li riconobbe tutti e ricordò i loro nomi. Come mai era così felice di rivederli? Perché aveva gli occhi lucidi e il cuore gli batteva più forte quando gli passarono vicino? Perché si sentì pieno di gioia quando li sentì augurarsi buon Natale, Natale, buon Natale, buon Natale! Mentre si separavano all'angolo della strada per tornare tutti alle loro case. Cosa voleva dire buon Natale per Scrooge? Aspetta, la scuola non è del tutto deserta, disse il fantasma. È ancora un bambino tutto solo, ignorato dai suoi compagni. Arrivati alla scuola, Scrooge e il fantasma attraversarono l'atrio e raggiunsero una porta che si aprì davanti a loro, rivelando una grande aula triste, resa ancora più spoglia da una fila di rozzi banchi. In uno di quei banchi c'era un ragazzino solitario che leggeva vicino a un fuocarello stentato. Scrooge si sedette su una panca e pianse nel vedere il misero se stesso che era stato un tempo. Vieni, andiamo a vedere un altro Natale, disse il fantasma agitando una mano. A quelle parole lo Scrooge del passato diventò più grande, aveva circa 12 anni, era nuovamente solo
Camminava su e giù per la stanza con aria disperata. L'uscio si aprì e apparve una bimbetta molto più piccola di lui. Si precipitò dentro, gli buttò le braccia al collo riempiendolo di baci, rivolgendosi a lui con... Oh caro, caro, caro fratello, sono venuta qui per portarti a casa, oh caro fratello mio, per portarti a casa per sempre. Il babbo ha detto che presto sarai un uomo e non dovrai più tornare qui. Adesso passeremo il Natale insieme e faremo le vacanze più belle, più felici del mondo. Tua sorella era una creatura delicata che una brezza lieve poteva spezzare, disse il fantasma. Ma aveva un gran cuore. E come se l'aveva? Morì che era una giovane donna. Ebbe dei figli, credo. Sì, un figlio. È vero. È tuo nipote, Fred. Appena lasciati la scuola alle spalle, si ritrovarono nell'affollata strada principale della città. Il fantasma si fermò davanti a un magazzino e chiese a Scrooge se lo conosceva. Se lo conosco, ho fatto l'apprendista qui dentro. Entrarono, vide un anziano signore con la parrucca seduto dietro a un altissimo scrittoio. Ma è il vecchio Fezziwig, perbacco. Fezziwig posò la penna, diede un'occhiata all'orologio che segnava le 7, si fregò le mani, si aggiustò il panciotto, fece una risata che lo scosse dalla testa ai piedi e chiamò con una voce potente, sonora, gioviale. E laggiù, Scrooge, Dick, e insomma basta lavorare per stasera, è la vigilia di Natale. Sì, dai, chiudete, mettete le imposte alle vetrine. Il pavimento fu spazzato e bagnato, le lampade furono ripulite e venne aggiunta legna nel camino. Il magazzino diventò caldo, asciutto e splendente come la sala da ballo che si vorrebbe frequentare durante una fredda notte d'inverno. Arrivò un musicista con lo spartito. Arrivarono tutti, uno dopo l'altro. La moglie, le 3 figlie, gli impiegati, i corteggiatori delle 3 figlie, la governante, con suo marito, la cuoca, col lattaio. E poi via, tutti insieme, cominciarono a ballare. Ci furono altri balli e giochi a pegni e ancora balli. Ci fu la torta e ci fu vino caldo. Quando l'orologio suonò le 11, il ballo casalingo finì. Il signore e la signora Fezziwig si piazzarono ai lati della porta, stringendo la mano a ogni persona che usciva e augurando a ciascuno buon Natale. Scrooge guardava estasiato e ricordava ogni cosa. Solo quando la figura di se stesso giovane sparì alla sua vista, si ricordò del fantasma. Il mio tempo sta per scadere. Presto, vieni. Scrooge rivide ancora se stesso. Era più adulto ora. Un uomo nel pieno vigore della sua giovinezza. Il suo viso non aveva ancora i tratti duri degli ultimi anni, ma cominciava a mostrare i segni delle preoccupazioni e dell'avarizia. Lo sguardo era ansioso, avido, inquieto. Non era solo. Sedeva vicino a una ragazza bionda, giovane e bella, vestita di nero, con gli occhi pieni di lacrime. Ah, non importa. A te interessa ben poco di me. Il nostro legame è nato quando entrambi eravamo poveri e speravamo che la buona sorte avrebbe potuto migliorare le nostre condizioni. Ma tu sei cambiato. Quando ci siamo fidanzati eri un altro uomo. Ora non pensi che agli affari e ad accumulare denaro. Può darsi che il pensiero di quello che c'è stato fra noi ti faccia soffrire, ma sarà per poco tempo. Poi liquiderai il ricordo di questo nostro sogno poco redditizio e sarai contento di esserti risvegliato. Bene, ti auguro di essere felice, felice della vita che hai scelto. E fu così
che si separarono senza che Scrooge avesse cercato di trattenerla o convincerla nel contrario. Spirito, non mostrarmi altro. Riportami a casa. Ma perché ti diverti a torturarmi così? Basta! Io non voglio vedere altro. Scrooge si sentì esausto, sopraffatto da un'incredibile sonnolenza, e realizzò che si trovava di nuovo nella sua camera. Ebbe appena il tempo di buttarsi sul letto prima di cadere in un sonno profondo. Scrooge si risvegliò e si sedette sul letto per riordinare i pensieri. A dire la verità non serviva, perché sapeva benissimo di essersi svegliato giusto in tempo per sentire i rintocchi dell'una e incontrare il secondo spirito che gli aveva mandato Marley. Il letto sul quale era disteso da quando era suonata l'una era diventato il centro di una luce rossastra che aveva cominciato a diffondersi piano piano. Scrooge si accorse che la fonte di quella luce doveva venire dalla stanza accanto. Si alzò piano e scivolò in pantofole verso la porta. Non appena mise la mano sul chiavistello, una strana voce lo chiamò per nome e gli ordinò di entrare. Lui obbedì. Era sempre una stanza di casa sua, ma aveva subito una trasformazione sorprendente. Una fiamma potente saliva su per il camino. Ammucchiati sul pavimento, quasi a formare un trono, c'erano tacchini, oche, cacciagione, polli, cosciotti, maialini da latte, salsicce, pasticci di carne macinata, pudding, barilotti di ostriche, caldarroste, mele rosse, arance succose, pere dolcissime, immense focacce, fumanti tazze di pancia che annebbiavano l'aria con il loro vapore delizioso. Seduto su quella specie di trono c'era un allegro gigante dall'aspetto maestoso che teneva in mano una torcia splendente dalla forma simile a una cornucopia. La teneva alta e illuminò Scrooge quando fece capolino da dietro la porta. Entra! Sono lo spirito di questo Natale! Il fantasma era avvolto in una specie di mantello verde con un bordo di candida pelliccia che lasciava intravedere il petto nudo. Anche i piedi che sbucavano dall'orlo della veste erano nudi e in testa aveva solo una corona di agrifoglio da cui pendevano ghiaccioli lucenti. I ricci castani erano lunghi e liberi, come il suo viso, cordiale, gli occhi brillanti, la voce allegra, l'atteggiamento disinvolto e l'aria felice. Conducimi dove desideri. L'altra notte ho viaggiato da solo perché ero costretto e ho ricevuto una lezione che comincia a dare i suoi frutti. Se hai qualcosa da insegnarmi, sarò lieto di approfittarne. Aggrappati al mio mantello! Allora! Scrooge obbedì e afferrò saldamente il manto. Improvvisamente si trovarono per le strade della città, la mattina di Natale. Non c'era nulla di piacevole in quel clima e in quella città, eppure si respirava un'atmosfera di tale allegria che il più limpido cielo estivo, la più splendida notte stellata, non l'avrebbero potuta eguagliare. Improvvisamente si trovarono di fronte alla casa di Bob Cratchit, il commesso di Scrooge. All'interno c'era un gran viavai, tutti indaffarati a preparare quel poco che avevano per il pranzo di Natale. Ma chissà che cosa è successo a vostro padre e a vostro fratello, Tiny Tim, disse la signora Cratchit. Poco dopo, Bob
il padre arrivò con un mezzo metro di sciarpa che gli penzolava dalla giacca. I suoi vestiti erano lisi, ma ben stirati e spazzolati per la festa. Portava Tiny Tim a cavalcioni sulle spalle. Povero Tiny Tim, teneva in mano una piccola gruccia e le due gambe erano sostenute da una struttura metallica. In breve tempo tutta la famiglia si riunì intorno al tavolo. Il pasto fu frugale ma apprezzatissimo. Scrooge guardava e assaporava la gioia e la semplicità che aleggiava nell'aria. A un certo punto sentì pronunciare il suo nome. Beviamo alla salute del signor Scrooge. Questo è per il signor Scrooge che favorisce questa festa, disse Bob alzando il bicchiere. Ah, bel benefattore davvero. Vorrei che fosse qui, allora. Sì, sì, allora sì che gli servirei un piattino di mia produzione e gli augurerei buon appetito. Borbottò la signora Cratchit. Ma mia cara, davanti ai bambini, è Natale. Beh, deve proprio essere Natale per aver voglia di brindare ad un essere odioso, avaro, duro e senza cuore come il signor Scrooge. Lo sai che è così, Robert. Tu sai benissimo chi è. Nessuno lo sa meglio di te, povero caro. Ma va bene, berrò alla sua salute per amore tuo e per il Natale, non certo per amore suo. Lunga vita al signor Scrooge. Buon Natale e felice anno nuovo. Lui sarà felice di sicuro, non ho dubbi. I bambini si unirono al brindisi. Era la prima cosa della serata che facevano senza entusiasmo. Scrooge era l'orco della famiglia. Aver pronunciato il suo nome aveva gettato un'ombra scura sulla festa. Ci vollero 5 minuti buoni per dissiparla. Ma quando tornò il sereno, erano 10 volte più felici di prima. Non fosse altro che per aver liquidato il malefico Scrooge. Ecco, non c'era niente di straordinario in quella situazione. Non era una famiglia particolarmente bella, non erano ben vestiti. Le loro scarpe lasciavano passare l'acqua, i loro abiti erano modesti, eppure erano felici, riconoscenti e affezionati l'uno all'altro e contenti del presente. E quando lo spirito, prima di allontanarsi, li benedisse con le scintille della sua torcia, sembrarono ancora più felici. Il fantasma richiamò Scrooge e gli fece cenno di aggrapparsi nuovamente al mantello. D'improvviso, grande fu la sorpresa di Scrooge nel sentire una sonora risata. Era la risata del nipote Fred. È giusto che se la malattia e il dolore sono infettivi, anche il buon umore e il riso siano contagiosi. Quando il nipote di Scrooge rideva in quel modo, tenendosi i fianchi, scuotendo la testa e facendo le smorfie più buffe col viso, la moglie rideva altrettanto di cuore. E gli amici riuniti attorno a loro, per non essere da meno, facevano altrettanto, ridendo fino alle lacrime. Allora, vi giuro che ha detto che il Natale è una fesseria, come è vero che sono vivo. E il bello è che ci credeva pure. Lo zio Scrooge è un tipo buffo, questa è la verità. E non è così simpatico quanto potrebbe esserlo. Comunque, i difetti hanno già in sé la loro punizione, dunque non ho nulla da dire contro di lui. E sono sicura che è anche molto, 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 molto ricco, Fred. O almeno tu l'hai sempre detto. E allora, tesoro mio, la sua ricchezza non gli serve a nulla. Non ci fa niente di buono o di utile, non fa del bene a nessuno, non sa rendersi la vita comoda e non è nemmeno felice al pensiero. Che un giorno saremo noi a beneficiare di tutta la sua ricchezza. Beh, io in ogni caso non lo posso soffrire. E io invece sì, mi dispiace. Non potrei arrabbiarmi con lui neanche se ci provassi. In fin dei conti, chi soffre per i suoi atteggiamenti meschini? Sempre lui, per esempio. Si è fissato che non gli andiamo a genio e non ne vuol sapere di venire da noi. E con questo? Ma io ho intenzione di continuare a invitarlo ogni anno, che gli piaccia o no, perché mi fa pena.
Potrà accanirsi finché vuole contro il Natale, ma non potrà evitare di prenderlo in considerazione se vedrà che ogni anno io andrò da lui con lo stesso affetto e lo stesso buon umore. E adesso propongo un brindisi allo zio Scrooge. Un vero peccato che non possa godere con noi di una serata come questa. Allo zio Scrooge! Allo zio Scrooge! Scrooge! Buon Natale e buon anno! Buon Natale, buon anno! L'intera scena scomparve non appena il nipote ebbe pronunciato le ultime parole e Scrooge e lo spirito si rimisero in viaggio. Videro molti paesi, andarono lontanissimo, visitarono molte case e sempre con un lieto risultato. Il campanile batté le 12. Scrooge si guardò intorno, cercando il fantasma, ma non lo vide più. Non appena l'ultimo rintocco cessò di vibrare, ricordò la profezia del vecchio Jacob Marley. Alzando gli occhi, vide un fantasma solenne, incappucciato e avvolto in un lungo mantello che, strisciando sul terreno come la nebbia, avanzava verso di lui. Il fantasma si muoveva lento, austero, silenzioso. Era avvolto in un lungo mantello nero che gli nascondeva la testa, il viso, la persona e lasciava intravedere solo una mano tesa. Senza quella mano sarebbe stato difficile separare il suo profilo dall'oscurità che lo avvolgeva. Solennemente, con la mano indicò davanti a sé. Stai per mostrarmi le ombre di quello che non è ancora successo. È così, spirito? Le pieghe del mantello si mossero, come se il fantasma avesse annuito. Fu la sola risposta che ottenne. Fantasma del futuro, io ho più paura di te che di qualunque altro spettro che io abbia mai visto. Ma so che la tua intenzione è di farmi del bene e siccome spero di vivere tanto da diventare un uomo diverso da quello che ero, sono pronto a seguirti e a farlo con tutta la mia buona volontà. Non vuoi parlarmi? Dunque, guidami, la notte passa in fretta e il tempo è prezioso, dunque, guidami. Il fantasma si mise in cammino e Scrooge lo seguì. All'improvviso si trovarono alla borsa degli scambi, in mezzo ai mercanti che correvano su e giù facendo tintinnare le monete nelle tasche, chiacchierando a gruppetti, guardando l'orologio, giocherellando distrattamente con i grandi ciondoli d'oro delle catene, come Scrooge li aveva sempre visti fare. Vedendo che glieli indicava con la mano, Scrooge si avvicinò per ascoltare i loro discorsi. Beh, non ne so molto, so solo che è morto. E quando è morto? E che cosa gli è capitato? Ero convinto che non sarebbe mai morto. E dei suoi soldi che ne ha fatto, eh? Non so nulla, non so nulla, li avrà lasciati alla sua ditta. Certo, non li ha lasciati a me. Buona questa. Lo scherzo fu accolto da una risata generale. Si guardò attorno alla ricerca della propria figura, ma nell'angolo in cui di solito si fermava c'era un'altra persona. Di se stesso nessuna traccia. Quando rinunciò alla ricerca, guardò lo spirito e dal suo atteggiamento gli parve che i suoi occhi invisibili lo stessero fissando. Un brivido gelato lo percorse dalla testa ai piedi. Spirito, spirito, dimmi chi è l'uomo di cui parlano e ridono. Spirito! Ho capito.
Ho capito. E la fine di questo infelice potrebbe essere la mia. In questo momento la mia vita va in quella direzione, vero? Oh, misericordia! E cos'è questo? Fece un salto indietro, in preda al terrore. La scena era cambiata e ora si poteva quasi toccare un letto nudo, senza tendaggi, sul quale, coperto da un lenzuolo sbrindellato, giaceva qualcosa. La camera era buia, troppo buia perché fosse possibile esaminarla attentamente, ma Scrooge si guardò attorno ansiosamente, cercando di capire dove si trovava. Una pallida luce penetrò dalla finestra e cadde dritta sul letto dove, derubato, denudato, abbandonato, solo, senza nessuno attorno che lo vegliasse o lo piangesse, stava il cadavere di un uomo. Fantasma, fantasma, se quest'uomo potesse risvegliarsi in questo momento, quali sarebbero i suoi primi pensieri? Che l'avarizia e il suo cuore duro l'hanno portato a fare quella misera fine. Oh, spirito, questo è un posto orribile. Non dimenticherò mai il suo insegnamento, ma ti prego, andiamo via! Il fantasma indicò lontano. Scrooge lo raggiunse di nuovo e lo seguì fino a quando non si trovarono davanti un cancello di ferro. Si fermò e si guardò attorno prima di entrare. Era un cimitero. Dunque, quel disgraziato di cui non conosceva il nome era stato sepolto lì. Lo spirito si fermò vicino a una tomba. Scrooge si accostò tremando. Dimmi solo una cosa. Queste sono le ombre di quello che accadrà davvero o di quello che potrebbe accadere? Il fantasma restò in silenzio. Le strade degli uomini, se vengono seguite, portano inevitabilmente a certe mete, ma se si cambia percorso, anche le mete cambiano, vero? Dimmi che sarà così, anche per quello che mi stai per mostrare. Lo spirito rimase immobile come sempre. Scrooge si trascinò tremando verso la tomba e sulla lapide lesse il nome. Ebenezer Scrooge. Ero io, l'uomo disteso su quel letto di morte. Il dito indicò lui, poi la tomba, poi ancora lui. Oh no, spirito! Oh no! No! Ma il dito era implacabile. Scrooge si aggrappò alla veste del fantasma. Spirito, spirito, ascoltami, io non sono più un uomo che ero e non sarò più l'uomo che sarei stato se non ti avessi incontrato. C'è ancora una speranza per me, promettimi che potrò cambiare vita e il destino che mi hai mostrato, ti prego. Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di onorarlo tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro e i tre spiriti saranno sempre con me. Non dimenticherò mai la lezione che mi avete insegnato. Dimmi che posso far scomparire il nome su quella lapide. Nella sua angoscia si aggrappò alla mano dello spettro che cercò di liberarsi. Lo spirito si rannicchiò, si assottigliò e rimpicciolì, trasformandosi nella colonnina di un letto. La colonnina apparteneva al suo letto. Il letto era suo, la stanza era sua e la cosa più consolante è che era suo anche il tempo che aveva per cambiare vita. Vivrò nel tempo passato, nel presente
e nel futuro. Oh, 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 Jacob Mar, sia lodato il cielo e anche il Natale per tutto questo. Io sono ancora qui, sono qui, e le ombre delle cose che devono ancora accadere possono essere dissipate, e lo saranno, e sarà così, sono sicuro che sarà così. E nel frattempo era sceso dal letto e le sue mani erano alle prese con i vestiti, e li indossava al rovescio, li rigirava, li infilava con l'alto in basso, li strappava, li perdeva, li recuperava, li rendeva complici di una serie di stravaganze. Mi sento leggero come una piuma, felice come un angelo e allegro come uno scolaro, stordito come un ubriaco. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo a tutto il mondo. Evviva, evviva, ehi, laggiù, yuhu, ehi là! Corse alla finestra, l'aprì e cacciò fuori la testa. Che giorno è oggi? Chiese Scrooge a un ragazzino vestito a festa che si era fermato a naso in su per guardarlo. Che cosa? Che giorno è oggi, giovanotto? Oggi? Ma che domanda, è il giorno di Natale! È Natale, allora non l'ho perduto! Gli spiriti hanno fatto in una sola notte tutto quanto, già! E adesso possono fare tutto quello che vogliono gli spiriti! Certo che posso, naturale che possono! Si vestì a festa e uscì in strada. Arrivò in chiesa, camminò per le strade e osservò la gente che andava e veniva in fretta. Accarezzò la testa ai bambini, si fermò a parlare con qualche mendicante. Cose mai fatte prima. Guardò nelle cucine delle case e scoprì che tutto per lui era motivo di gioia. Non avrebbe mai immaginato che una passeggiata, una semplice passeggiata, potesse regalargli tanta felicità. Poi si diresse verso la casa del nipote e bussò. È in casa il tuo padrone, cara? Chiese alla ragazza graziosa che era venuta ad aprire. Eh sì, signore, è in sala da pranzo insieme alla padrona. Salì, girò la maniglia della porta e fece capolino con la testa. Sono io, il tuo zio Scrooge. Sono venuto a cena. Posso entrare? Se poteva entrare, ma fu un miracolo se Fred non gli strappò il braccio a forza di stringergli la mano. In 5 minuti si sentì come a casa sua. L'accoglienza non poteva essere più calorosa. Splendida serata, splendidi giochi, splendida armonia e splendida felicità. Il mattino seguente andò in ufficio presto. Era impaziente. Voleva arrivare prima di Bob Cratchit per sorprenderlo se arrivava in ritardo. E fu così. Successe davvero così. L'orologio batté le 9, niente Bob. Le 9:15, ancora niente Bob. Era in ritardo di ben 18 minuti e mezzo. E doveva recuperare. Scrooge era seduto nel suo ufficio con la porta aperta per poterlo vedere quando entrava nel suo sgabuzzino. Bob arrivò. Si era levato il cappello e la sciarpa ancora prima di entrare. Si arrampicò sul suo sgabello con un balzo e cominciò a scrivere in fretta, come per recuperare il tempo perduto. Oh, signor Scrooge, capita solo una volta all'anno. Non succederà mai più. Abbiamo fatto un po' di festa ieri sera. Ah, bene. Voglio dirle due parole, mio caro. Non ho più intenzione di sopportare cose del genere, perciò voglio aumentarle lo stipendio. Buon Natale, Bob. Le auguro un Natale migliore di quanti ne ho augurati in tutti questi anni. Aumenterò il suo stipendio e cercherò di aiutare la sua famiglia ad affrontare le difficoltà. Discuteremo di tutto quanto oggi pomeriggio davanti a una tazza di punch. Bello, caldo. Su, su! Ah, non noto che fa un po' freddo qua dentro. Beh, e allora cosa aspetta? Vado a comprare del carbone. Su, svelto! Scrooge mantenne la sua parola e fece ancora meglio di quanto aveva promesso. Diventò il migliore degli amici, il migliore degli uomini di quella vecchia città o di qualsiasi altra buona vecchia città, paese o villaggio del buon vecchio mondo. Qualcuno rise,
di quel brusco cambiamento, ma lui lo lasciò ridere e non ci fece caso. Del resto il suo cuore rideva e questo gli bastava. Non rivide mai più gli spiriti, ma da allora visse secondo i principi della gentilezza, che altrettanto si possa dire di noi, di tutti noi. Thank you.
e il gioco della stella sta per terminare. Noi avevamo nella tradizione del gioco della stella terminato lo spettacolo all'interno del teatro, avevamo l'abitudine di uscire fuori e fare un momento di grande comunità, tutti quanti insieme, perché era il momento del falò. Oggi purtroppo abbiamo dovuto rinunciarci, ma in qualche modo vogliamo cercare di mantenere la tradizione facendo un piccolo falò in miniatura nella sicurezza all'interno del teatro. È un momento in cui ci piace da sempre mettere parole, pensieri che come dire, diventano augurali di quello che può essere il tempo che verrà. Abbiamo raccolto in internet da voi spettatori una serie di proposte. Quali sarebbero stati i doni che uno avrebbe voluto trovare quest'anno sotto l'albero? E da tutti la parola più comune viene fuori è quella di dire il poter stare insieme. Allora io invito i Prisma Banda a venire qui sul palcoscenico. Invito il Melarancio a salire sul palcoscenico insieme a Luca Uccelli, a Elena Griseri, a Francesco De Maria. Perché vorremmo proprio concludere con un piccolo rito, nella speranza che il 2021 ci porti un anno diverso da questo e di nuovo la possibilità di stare insieme, di continuare a tessere le relazioni che da sempre stanno alla base del nostro fare teatro, del nostro vivere questo luogo come uno spazio di comunità. E allora chiederei di avere il... Cosa, se qualcuno può accendere.